Colleghi umani, buongiorno. Oggi parliamo di character design e scambisti, anche se non come intendete voi. Effettivamente, da un bel periodo che non ci vediamo, sto costruendo apposta un video per spiegarvi un attimino meglio a cosa sto lavorando. Per chi non mi conoscesse, perché immagino che arriveranno un po' di persone con questo video, io sono Thomas, siete su The Monkey Coma e tratto di character design, design in generale, qualsiasi tipo di arte visiva, dal branding alla pittura. Ma bando alle ciance, oggi siamo qui per parlare della mia partecipazione al concorso indotto da Supercell per Brawl Stars, che è un videogioco per mobile, per inventare una nuova skin di due personaggi, ovvero Eugenio e Sandy. Essendomi io lanciato da poco nel mondo del freelance, e allo stesso tempo, essendo io un giocatore di Brawl Stars, appena ho visto questa possibilità mi ci sono lanciato a pesce perché sono due personaggi che amo giocare, quindi meglio di questa occasione non poteva capitarmi. Quindi in questo video ho l'opportunità di spiegarvi in breve quali sono state le mie scelte di stile e quale ispirazione ho avuto per fare entrambe le skin, che tra l'altro sono collegate. Ho deciso di partecipare con entrambi i personaggi, quindi rifare entrambe le skin di questi personaggi perché a me è venuto in mente un tema che secondo me è simpatico, che non ho ancora visto in giro anche tra le altre creazioni e le altre skin già presenti su altri personaggi, e il fatto che questi due personaggi vengano comunque da un background visivo molto simile, che è quello del Middle East, comunque molto arabeggianti, e hanno allo stesso tempo una palette colori molto simile, se non quasi uguale tra di loro, mi ha permesso di giocare con un tema che è quello dello scambio, o meglio, in inglese io li ho chiamati in incognito perché praticamente l'idea era quella di scambiare i vestiti dell'uno e dell'altro in modo che entrambi confondessero i giocatori che giocano, pensando che il personaggio contro cui stanno giocando sia uno mentre invece è l'altro. Ovviamente non si poteva fare una cosa totalmente uguale e per questo, anche per la natura giocosa dell'applicazione dei personaggi, ho deciso di fare questa cosa in modo anche un po' buffo. Infatti, come vedrete, le principali caratteristiche sono lo swap dei colori del vestiario di uno e dell'altro, e questo per quanto riguarda tutto il vestiario, senza però cambiare i vestiti, perché ho preferito tenere i vestiti dell'uno e dell'altro separati, a parte ovviamente una delle cose che caratterizzano di più i personaggi, che sono i copricapi. Infatti questi vengono scambiati, sebbene il tratto distintivo dell'uno e dell'altro, ovvero di Sandy della stella sul capo e di Jean, Eugenio in italiano, della luna, rimangano ai rispettivi proprietari. Quindi praticamente si scambiano il copricapo, ma tengono comunque il loro segno distintivo. Questo segno distintivo però viene mitigato e coperto per non farlo riconoscere, e quindi per far riuscire meglio, anche se in modo buffo e comico, nel loro intento di farsi scambiare per l'altro. Ovvero, per quanto riguarda Eugenio, lui ha questa caratteristica della luna che ho sfruttato avendo due spicchi, disegnando i restanti tre spicchi sulla fascia che tiene la luna, in modo da creare una stella un po' raffazzonata. Mentre per quanto riguarda invece Sandy, ho deciso addirittura di schiacciarle addosso un post-it con disegnato direttamente la luna, in modo da coprire la stella e appunto creare questo giochino dell'incognito molto fatto alla carlona, diciamo così. Oltre a questo, Sandy ha la caratteristica che si attacca ovviamente il pizzetto che non ha e se lo disegna con un altro post-it, un pezzo di scotch, mentre allo stesso tempo si aiuta disegnandosi l'ombelico a X di Eugenio con due cerotti. Ovviamente la carnagione cambia per entrambi, e l'altro segno distintivo che non vorrei dimenticarmi è che le occhiaie di Sandy vengono disegnate sulla faccia di Eugenio, che ovviamente lui, non avendole, ha cercato di scribacchiarsela addosso con un pennarello. Un'ulteriore modifica sta nel retro dei personaggi. Infatti, se nel copricapo di Eugenio di solito c'è una specie di strappo, una specie di buco rotondo che sicuramente vedrete a schermo, questo è diventato una specie di taglio seghettato
stato in modo da creare metà stella. E allo stesso tempo sul retro della sciarpa di Sandy originalmente ci sarebbe il suo simbolo della stella, mentre per quanto riguarda Eugenio ho deciso di fargli scribacchiare, disegnare su questa una lampada molto molto simboleggiata, però appunto la sua lampada. Riguardo a questo, infatti, arriviamo alle loro armi, a quello che usano. Entrambi usano il prolungamento del proprio corpo, ovvero una lampada per quanto riguarda Eugenio, che in realtà poi è anche parte della sua personalità, e dei sacchetti di sabbia per quanto riguarda Sandy. Questo nella skin che ho inventato viene scambiato, ovvero c'è sempre il concetto dello scambio, del arrabattarsi per ingannare il nemico e cercare di essere sottomentite spoglie. Infatti, per quanto riguarda Eugenio, che originalmente ha una lampada, questa cosa non cambia e ho trovato, secondo me, geniale, passatemi il termine, visto che si parla di genio, il fatto che lui condivida con la lampada metà della sua personalità, no? E il fatto è che ci calza a pennello con il passamontagna per non farsi riconoscere. Quindi, cos'è successo? È successo che Eugenio ruba la sacca di sabbia di Sandy e se lo mette come passamontagna alla parte della lampada. Quindi troveremo come arma la lampada, che in realtà sembra il sacchetto di sabbia di Sandy, che però è bucato, dove c'è la forma della stella in modo da poter vedere con gli occhi, e spunta la proboscide della lampada e il manico dietro. Per il resto è uguale alla sacca di sabbia di Sandy. Viceversa, Sandy cuce sulla sua sacca di sabbia e colora di giallo la proboscide, appunto, il becco, è meglio dire, della teiera e il manico, ovviamente fatte di stoffa, in modo da far sembrare il suo sacchetto di tela una lampada. E questo è tutto. Per quanto riguarda invece la presentazione, come spero vedrete se andate al link che vi lascio in descrizione, tra l'altro probabilmente è un concorso a voti, quindi vi esorto a votarmi perché non mi farebbe schifo, e anzi, ci ho impiegato abbastanza a farlo e sono contento più che altro del risultato. Quindi, secondo me, questa è una buona idea che potrebbe essere premiata, e vedere queste skin in gioco sarebbe un onore, sicuramente, ma anche una gran bella soddisfazione. E quindi niente, sotto al link che potrete vedere, nella presentazione vi faccio vedere lo stile, che è presentato come se fosse una schermata del personaggio normale di Brawl Stars, con al posto dei soliti simboli di Brawl Stars una parte del mio logo, ovvero l'icona dell'occhio che uso di The Monkey Coma, e allo stesso tempo ho usato questo escamotage dello scambio raffazzonato di cose, dei post-it, del nastro adesivo, anche come spunto per presentare. E quindi praticamente ho usato uno stile flat per presentare i personaggi, a parte il render frontale, diciamo, che ho photoshoppato dagli artwork originali, però per il resto ho presentato con uno stile flat molto sagomato, come se fosse carta ritagliata, e ho usato la schermata del personaggio un po' come se fosse una bacheca, quindi appiccicandoci i post-it e spiegando un pochino di cosa si trattasse, no? Questo in breve dovrebbe essere questo. Io vi ricordo di schiacciare il link per vedere la presentazione, perché sennò questo video ha poco senso. Sicuramente saranno passate delle immagini, però vederle in HD sul sito, secondo me, è totalmente un'altra cosa. Vi esorto a farlo. Se siete capitati qui per caso, vi invito a seguirmi. Se vi va, potete scrivermi o comunque guardare altro di quello che faccio, anche perché sono molto più attivo su Instagram, che anche quello ve lo lascio qua. Per il resto, ci vediamo presto, direi. Sì, ci vediamo presto, perché, come vi dicevo, ho un video che devo semplicemente montare, in cui vi spiego un po' di cose interessanti e lancio la mia attività finalmente. E poi ne ho anche un altro in realtà che devo girare, che è già pronto nella mia testa, che è una nuova rubrica, medio nuova, diciamo, che secondo me potrebbe essere veramente interessante di sprone sia per me che per voi. Quindi vi invito a rimanere sintonizzati. Detto questo, io come al solito vi saluto, vi auguro un'ottima giornata e, come al solito, pace, amore e noccioline.